Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV. Prosegue le fonti assicurazioni e risparmio TV Week. Siamo in compagnia di Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi. Allora, con il suo aiuto cercheremo ovviamente di capire qual è la situazione per quanto riguarda ovviamente l'intero settore, ma prima partiamo appunto dall'Alleanza. Il primo semestre dell'anno si chiude con una crescita della nuova produzione a 1,3 miliardi di euro, che è più 1% rispetto ai primi 6 mesi del 2019. Innanzitutto complimenti, perché sicuramente è stato un momento molto difficile per tutti. Tra l'altro vorrei anche segnalare ai nostri telespettatori che il mercato è a segno negativo, meno 16% sinora. Immagino non sia stato sufficiente affidarsi allo slogan "andrà tutto bene", questo slogan molto famoso ormai per gli italiani durante questo momento di emergenza sanitaria. No, direi di no. Direi che a noi piace molto ricordare quello che diceva Velasco, il grande allenatore di volley, che diceva: non mi piace dire ai miei ragazzi "andrà tutto bene", dico loro che andrà come faremo in modo che vada. Ecco, diciamo che questo, nel periodo soprattutto del lockdown, in Alleanza abbiamo fatto nostro questo approccio e quindi abbiamo cercato di reagire rapidamente alle condizioni di contesto. Avevamo, come dire, eravamo nella condizione di poterlo fare perché avevamo praticamente digitalizzato tutta la nostra organizzazione, sono 12.000 persone sul territorio, e grazie a questo siamo riusciti a remotizzare interamente l'attività. Quindi anche nei mesi di marzo, aprile, maggio abbiamo continuato a lavorare, e ricordo che in quel periodo lavorare era stato un privilegio in Italia. E quindi il risultato, diciamo, che lei citava, è il risultato di questo duro lavoro in un contesto dove, come dire, abbiamo cercato che le cose andassero come abbiamo voluto che andassero, e noi volevamo che andassero positivamente, e i risultati hanno confermato quindi una crescita piccola, però, come ricordate, in un contesto di grande complessità come dire, di grande difficoltà che abbiamo tutti vissuto, insomma. Intanto sto osservando i punti chiave e vedo che uno dei punti chiave è appunto Alleanza vicina ai clienti. Come siete riusciti a rimanere vicini ai clienti appunto in questo momento di allontanamento fisico, almeno? Beh, come dicevo, avendo avuto la possibilità di remotizzare l'attività, abbiamo sostanzialmente sostituito la nostra modalità tipica di servizio al cliente, che è un'attività al domicilio. Quindi i nostri consulenti vanno tipicamente a casa dei clienti. Nel momento in cui questo non è stato più possibile, abbiamo continuato ad andarci, ma in modalità remota, come stiamo facendo oggi con voi, e quindi collegandoci da remoto con i nostri clienti. Questo ha consentito di essere vicini anche in quei momenti ai clienti, e questo io credo abbia fatto la differenza, perché sono stati veramente mesi in cui gli stessi clienti dicevano che era piuttosto complicato essere in contatto con le istituzioni finanziarie. Quindi in quel momento in particolare è stato molto importante esserci, e abbiamo recentemente misurato il livello di soddisfazione dei nostri clienti, che è aumentato di 5 punti in termini di Net Promoter Score proprio nel corso dei mesi prima dell'estate. Adesso siamo quasi all'inizio di un nuovo lockdown, non possiamo chiamarlo decisamente tuttora un lockdown, però semi-lockdown. Quindi quali sono le strategie che state adottando per affrontare i mesi ad avvenire, perché sicuramente saranno difficili un po' per tutti, non solo per il settore delle assicurazioni? La situazione è certamente complicata, e poi l'evoluzione esterna, come sappiamo, è molto, molto incerta. Noi abbiamo sempre messo al primo posto
la sicurezza delle nostre persone nell'interlocuzione con i nostri clienti. Quindi questo faro che ci ha guidato nel momento del lockdown, quindi remotizzando l'attività, ci accompagnerà anche in questo frangente. Non siamo in una situazione di lockdown, ma è qualcosa che ci assomiglia molto, diciamo che è un parente prossimo quello che ci aspetta per le prossime, almeno per il prossimo mese, secondo l'ultimo DPCM. E quindi credo che l'attività di servizio a distanza, che non abbiamo mai interrotto in verità, continuerà ad essere importante per continuare ad essere al servizio dei clienti in un altro momento che appare estremamente complicato. Ecco, vorrei affrontare un altro argomento che fa parte ovviamente della ripresa sostenibile, che è molto importante, ma anche se vogliamo proprio guardarla dal punto di vista un po' europeo, se vogliamo anche vederla anche dal punto di vista del Recovery Fund, dove la sostenibilità fa gran parte dei piani. Cosa rappresenta per lei e quindi per Alleanza la sostenibilità, soprattutto in relazione ai nuovi bisogni delle famiglie italiane? È un tema di crescente rilevanza. Ricordo che c'è proprio un'agenda ONU al 2030 che parla di sostenibilità nei vari aspetti, e noi crediamo che le grandi istituzioni italiane, Alleanza è certamente un grande operatore sul mercato assicurativo, debbano fare la propria parte in questo. Noi lo decliniamo in alcune attività chiave. La prima attività è legata proprio al tema dell'educazione finanziaria, che è uno degli elementi appunto indicati sull'agenda dell'ONU e che riguarda anche l'Italia, dove ahimè siamo in una situazione in cui il livello medio di cultura finanziaria delle famiglie italiane è sotto la media europea. E rileviamo proprio in queste condizioni, in questi scenari di incertezza, quanto questo incida poi sulle scelte dei risparmiatori. Siamo in un scenario nuovi, tassi di interesse sostanzialmente negativi, altissima liquidità sul conto corrente come risposta all'incertezza da parte delle famiglie. Noi crediamo che le istituzioni pubbliche, quindi le autorità Consob, IVAS, il MEF, hanno promosso proprio ad ottobre il mese dell'educazione finanziaria, e noi vogliamo far essere parte e dare il nostro contributo. Stiamo organizzando e continuiamo a organizzare incontri dedicati all'educazione finanziaria, ne abbiamo fatti più di 500 dall'inizio dell'anno, sono incontri, inizialmente erano incontri territoriali in presenza, ovviamente ormai sono incontri webinar a distanza, in cui parliamo delle tematiche generali che i clienti debbono affrontare in questi mesi, appunto incertezza finanziaria, volatilità dei mercati, livello di tassi di interesse basso, e abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, perché abbiamo ormai interloquito più di 50.000 persone che hanno partecipato a questi webinar, e due sono proprio in programma in questa settimana, proprio all'interno del mese dell'educazione finanziaria promosso dal MEF e dal Ministero dell'Istruzione. Invece vedo che siete in partnership anche con Worldwide Fund, ci può dire qualcosa di più per quanto concerne questa partnership? Questo è un altro aspetto della sostenibilità, che è sostenibilità ambientale, e quindi noi abbiamo recentemente lanciato questa nuova linea di investimenti che diversificano il proprio portafoglio titoli e investono anche in green bond, cioè in obbligazioni che finanziano attività sostenibili di carattere ambientale ma anche digitale, e abbiamo quindi accompagnato questa iniziativa anche con un segnale di attenzione all'ambiente, quindi con gli amici del WWF abbiamo promosso questa iniziativa per cui pianteremo 1.000 alberi sul territorio nazionale, contribuendo alla riqualificazione delle aree del WWF proprio dedicate alla tutela dell'ambiente. Ecco, sicuramente iniziative molto interessanti. Vorrei chiederle un'ultimissima domanda, una valutazione
dell'intero settore delle assicurazioni. Dove secondo lei è posizionata l'Italia a livello di assicurazioni, a livello di settore, soprattutto paragonata agli altri paesi europei? Ma i temi strutturali dell'assicurazione in Italia non si modificano alla luce del contesto e sono legati al noto tema della sottoassicurazione, quindi gli italiani fanno un uso inferiore dell'assicurazione come strumento per proteggersi dai rischi rispetto alla media dei paesi europei. E questo è il contraltare per cui molto spesso si detengono soldi sul conto corrente perché non si sa mai, come si dice, no? Quindi il tema dell'orientamento alla protezione fa parte dell'educazione finanziaria per riuscire a trasferire un concetto che con poche decine di euro al mese si possono indirizzare la copertura di rischi, penso ai rischi di carattere legato alla salute, con poche decine di euro al mese si coprono rischi che possono avere un impatto importante dal punto di spesa sanitaria delle famiglie, e con questo essere da un lato più tranquille, più serene, dall'altro liberare risorse finanziarie che possono essere destinate ad altro. È un impegno questo nostro che stiamo portando avanti, come dicevo, è un impegno legato a dare un contributo a migliorare l'educazione finanziaria delle famiglie. Naturalmente il contesto esterno sta aumentando la sensibilizzazione rispetto a questi temi, per cui per esempio l'assicurazione sulla salute, almeno dal nostro osservatorio, ha avuto una spinta molto forte, è aumentata la sensibilità ed è aumentata la propensione all'acquisto di questo tipo di assicurazioni. Quindi diciamo che siamo in un contesto dove i trend assicurativi sono noti, l'altro è quello della trasformazione digitale, noi eravamo un po' all'avanguardia da questo punto di vista sul mercato, è chiaro che anche questo è stato fortemente accelerato dal contesto esterno. La sfida poi invece sul versante degli investimenti per gli assicuratori è quello della gestione degli attivi delle compagnie in questo scenario mai visto di tassi vicini allo zero, e anche anzi in alcune scadenze su titoli di Stato addirittura appunto tassi sotto zero, quindi assolutamente penalizzanti. Ecco, direi che questo è un po' il tema, i temi che ci troviamo ad affrontare, e naturalmente in un contesto, come dicevo, in questo momento molto mutevole, per cui poi fare previsioni sul futuro in questo momento è estremamente difficile, e nel farle bisogna solo puntare sul fatto che chi ascolta abbia poca memoria, perché il rischio di sbagliare è molto elevato. Ecco, sicuramente sì, molto difficile fare qualsiasi previsione, però intanto, giusto per riassumere, la pandemia ha accelerato alcuni processi come per esempio la digitalizzazione, ma probabilmente anche la domanda per quanto riguarda alcuni prodotti, quindi ha avuto anche un impatto non del tutto negativo. No, è quello che ho detto, certamente ha accelerato dei trend che erano già presenti. Naturalmente avremmo fatto volentieri a meno di questa accelerazione, però gli effetti sono degli effetti che io credo siano irreversibili, insomma. È facile dirlo, ma non si tornerà indietro, ma era già chiaro questo e come dire, il contesto esterno lo sta riaffermando con forza. Io la ringrazio, grazie mille a Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, grazie mille, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. Noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, rimanete con noi perché continuiamo con l'analisi dei mercati.